Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Ritornano le review gameplay che mancavano dal periodo dei TOTS dell'anno scorso. Infatti è uscito Paquetá ieri ed è un giocatore chiacchieratissimo che sicuramente vorrete sapere com'è. Quindi lo andiamo a testare, vediamo com'è, ci facciamo anche un recap statistico e cerchiamo di fare anche un confronto con tutti i suoi principali competitors in quel ruolo a centrocampo. Come potete vedere ragazzi, quello che vi dicevo è che proprio palla al piede ha la sensazione di un giocatore molto mobile. Guardate qui come con il 5 skill riesce ottimamente a destreggiarsi e poi con il suo piede forte, il sinistro, a dare questa palla dentro. Poi con la sua presenza fisica, guardate come sradica qui il pallone dai piedi di Ronaldo Nazario, quindi non un attaccante qualunque, uno dei top attaccanti di questo gioco, e poi continua con la sua immensa qualità ad impostare. Guardate qui anche con questo reverse elastico come se ne va benissimo, con i micromovimenti si riesce a girare alla perfezione, ancora un elastico e palla dentro. Quindi sotto questo punto di vista vi dicevo veramente il top Paquetá. Ancora sempre lui ad impostare anche col destro, qui vedete questo driven come è preciso e va a suo compagno di squadra, cosa che magari non sarebbe successa con un piede debole che in realtà rispecchiasse di più il 3 come accade come con un De Jong. Ancora una volta qui palla al piede, vedete anche come si riesce a mettere davanti di fisico e resistere alla carica di Kessié, quindi non proprio un cliente facile da fronteggiare, si fa quasi tutto il campo. Guardate come è agile anche quando si avvicinano gli avversari, non viene intimorito, continua a tenere il pallone, poi ancora una volta palla dentro precisa per il suo compagno. Qui ancora gestisce molto bene la palla con questi movimenti e quello che vi voglio far notare però è come faccia paura sui rimpalli. Qui appositamente cerco di far venire l'avversario sotto, me la toglie però il rimpallo mi è favorevole e poi in progressione guardate qui com'è efficace a poi allargare l'azione con il passaggio teso. Ancora, stavolta perdo palla, vedete quello che vi dicevo, nonostante era davanti, già con il piazzamento era tornato all'indietro e riesco anche ad intercettare. Qui guardate che progressione sulla fascia, poi finta per cercare di destreggiarmi, speed boost per andare a liberare il tiro che stavolta col destro si fa sentire, ma avevo un po' esagerato, manco il time ed ho preso. Qui ancora una volta il ripiegamento automatico viene a dare una mano e poi con questo reverse elastico se ne va alla grandissima e poi scarica verso il compagno. Sempre guardate come viene a dare una mano anche all'azione offensiva, poi ancora una volta driven pass con il piede debole al compagno che poi serve Puskas e segniamo. Nato tutto quindi però da questa ottima giocata sempre di Paquetá, che vi ripeto, piede debole o piede forte non si sente. Qui un ottimo gran recupero a praticamente palla lontana, si era mosso benissimo e si è andato a mettere sulla linea. Qui guardate che sventagliata, quindi anche i passaggi lunghi sono assolutamente il top, vanifica poi tutto Puskas che si fa ipnotizzare. Ancora qua andiamo a vedere questa progressione con questo dribbling e poi questa fucilata di mancino che però viene intercettata da Navas, questo per dirvi che anche la conclusione è ottima. Guardate qui questa doppia giocata con l'elastico e poi una bomba di mancino all'incrocio. Raga, vi assicuro che il tiro è veramente, veramente spaventoso, non mi aspettavo. Qui ancora, guardate, palla fuori, Paquetá, ancora una volta, elastico, palla sul mancino, bang, all'incrocio, doppietta per lui. Veramente spaventosa la conclusione quando si arriva più o meno sui 20 metri, è un'arma letale. Quindi ragazzi, ricapitoliamo, per quanto riguarda Paquetá, mi sento di dire che si tratta di un giocatore estremamente valido. Infatti il work rate si sente ottimamente, fa la fase offensiva come quella difensiva in maniera impeccabile, si sente tanto quel 5 di skill quando arriva negli ultimi metri, il 3 di debole mi sembra in realtà è un 4, visto che con il destro, soprattutto i passaggi, non me li ha mai sbagliati, quindi mi ha dato tanta solidità sotto quel punto di vista. È rapido, anche se non ha questo grande speed boost, dato il 1,80 m di altezza e il body type average che un po' lo penalizzano sotto quel punto di vista, però ha un gran tiro, soprattutto dalla distanza, abbiamo visto che bombe ha menato col sinistro all'incrocio dei pali, ha degli ottimi passaggi, in particolar modo i driven per saltare la marcatura a centrocampo degli avversari oppure per tagliare subito dentro verso la punta, veramente top. È molto agile palla a piede, come testimoniato da quel 91 di agilità, 90 di equilibrio e 91 di reattività. Le stats difensive unite a forza e aggressività magari lasciano un po' a desiderare, anche se comunque sono accettabilissime. Quindi per quanto riguarda un giocatore di questo tipo, non vi immaginate un difensore alla Kanté, alla Fofana, alla Petit, insomma giocatori full automatici di questo tipo. Paquetá è un po' più manuale sotto questo profilo, però data comunque la sua presenza sulle varie linee di passaggio eccetera, data anche la sua stazza, intercetta, anche se non si attacca perfettamente all'uomo, data la sua
possenza, li recupera tranquillamente i contrasti. Diciamo che mi ricorda un po' quello che era Firmino Scream dell'anno scorso, mi sembra il paragone più azzeccato per questa carta. Tutto sommato, vi ripeto, straconsigliato, secondo me può tranquillamente essere portato nel club per quello che costa, ve lo tenete là e può sempre tornarvi utile. E già so che nei commenti andrete a chiedermi un sacco di paragoni con altri giocatori, quindi io adesso vado a fare un rapido confronto con i suoi competitors principali e il primo che vi voglio presentare è Nkunku, il centrocampista francese che milita in Bundesliga. Con normale già parte un pelino indietro secondo me a Paquetà, che è molto più presente in mezzo al campo, si sente anche quella quinta di skill, e il 3 di piede debole di Nkunku è molto peggio del 3 di piede debole di Paquetà per quanto mi riguarda. Poi per carità, magari Nkunku si attacca un pelino meglio all'uomo, però per quello che mi riguarda, visto il suo body type un po' più snello, perde parecchio per quanto riguarda la fase del recupero del pallone, quindi io Paquetà l'ho preferito di parecchio a Nkunku, così come l'ho preferito anche ad Aouar, soprattutto per quanto riguarda i ruoli del centrocampista in un 4-4-2 o in un 4-2-3-1 da mediano. Anche da mezzala in un rombo si sente parecchio la quinta skill di Paquetà quando deve arrivare a fare superiorità numerica in mezzo al campo, e in particolar modo anche da COC, perché vi ripeto, il 3 di debole in realtà risulta un 4. Questa War invece un po' troppo esilino, alle volte passivo in mezzo al campo, non dà questa grossa mano visto l'alto normale, e per quello che mi riguarda anche qualità prezzo io ho preferito il brasiliano, suo compagno di squadra a Lione. Un altro paragone un po' azzardato può essere fatto con De Jong, perché sebbene De Jong sia molto più automatico lato difensivo, per quanto riguarda la fase di impostazione si sente molto di più il suo piede debole, quindi con il sinistro sbaglia un boato di passaggi, un po' rovina quel 93 di corto e quell'89 di lungo, cosa che invece a Paquetà capita praticamente mai. Quindi diciamo che con un De Jong se la va a giocare molto più allo stesso livello. Quello che invece non mi sento di andare a fare è un paragone azzardato con giocatori come Kessié, Guendouzi, Renato Sanchez e Fofana, che invece secondo me sono i suoi partner assolutamente ideali, perché Paquetà va giocato secondo me con un centrocampista un po' più difensivo. Ovviamente non ve li sto a indicare tutti, potete anche Kanté, potete inserire in questa lista pure, che ne so, un Barella, quindi tutta una serie di giocatori molto più difensivi rispetto a Paquetà, alla quale viene data un po' più libertà in mezzo al campo. Un paragone azzardato potrebbe essere anche con Valverde, che però è estremamente più difensivo e molto più in recupera palloni rispetto a Paquetà, mentre perde parecchio con la conduzione del pallone, visto che parliamo di un giocatore di 1,82 m con un certo tipo di body type che risulta molto più piantato quando ce lo ritroviamo a muoverlo con la levetta. Quindi lì è poi una vostra scelta se preferite avere un po' più di qualità o un po' più di quantità. Quindi ripeto, per me promossissimo, lo andrei a piazzare con uno di un giocatore alla Guendouzi, alla Renato, alla Fofana, alla Kessié, molto più difensivo, che gli dà copertura quando magari lui è appena salito per cercare di dare una mano ai suoi compagni di zona offensiva, e assolutamente mi sento di preferirlo a giocatori come Nkunku, Aouar, mentre magari c'è ballottaggio con un De Jong e un Valverde, a seconda di quelli che possono essere i vostri gusti secondo il mio parere, ragazzi. Ragazzi, quindi da me e Paquetà è tutto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, mi raccomando un bel like che non fa mai male, iscrivetevi al canale. Vi ricordo in descrizione tutte le info dei miei partners, in più per la piattaforma Viola dove sono live tutti i giorni, anche in questo momento mentre vedete il video. A me non resta che augurarvi una buona domenica, alzatore Riberoschi, ciao!